nostro canale. Oggi volevo proporvi una nuova tipologia di menù. Stiamo cercando di organizzare un po' il menù settimanale per avere poi un pranzo e una cena già lì da visualizzare, quindi poi siamo anche più pratici nel preparare le cose, sappiamo quando dobbiamo fare la spesa, cosa manca a casa. Insomma, il fatto di avere scritto una lista di cosa mangiare a pranzo, di cosa mangiare a cena, ci aiuta comunque a semplificare un po' le cose, sia per quanto riguarda la spesa, sia per quanto riguarda il proprio cucinare, il mangiare, ecco. E comunque ci aiuta anche a variare quello che mangiamo, e visto che noi sapete che non mangiamo né carne né pesce. Ok, cominciamo. Ok, in questa agenda ho già scritto il pranzo e la cena, non ho scritto le colazioni e gli spuntini, semplicemente perché le colazioni è al momento, cioè come ci svegliamo, non le programmiamo, perché bene o male mangiamo sempre le stesse cose, però a seconda di come ci svegliamo scegliamo cosa mangiare. E comunque negli spuntini, quindi al pomeriggio e a mezza mattina, mangiamo sempre della frutta, quindi facciamo che ci concentriamo soprattutto sul pranzo e la cena. Allora, lunedì come pranzo faremo una pasta e fagioli. Ok, mentre per cena pensavamo di fare delle uova con asparagi. Ovviamente non vi scrivo che ci sarà del pane nei pasti, perché quello è sottointeso, a parte nella pasta e fagioli, che è un piatto unico, e qua però comunque ci sarà anche del pane. Mentre per quanto riguarda martedì a pranzo, io direi una bella polenta con lenticchie. Queste ricette che sto scrivendo, appunto questo menù, troverete tutte le ricette nel nostro canale. Guardate nella playlist delle nostre ricette, le troverete. Le ricette che non trovate, faremo poi comunque dei video, così almeno mettiamo in mezzo anche queste ricettine nuove. Comunque, allora, pranzo il martedì polenta lenticchie, mentre a cena faremo il seitan con verdure. Poi il mercoledì invece a pranzo faremo un minestrone con quinoa, mentre a cena invece gli hamburger sempre vegetali con le verdure saranno a scelta. Comunque penso che metteremo delle verdure a foglia verde, come può essere il cavolo o anche della verza, comunque faremo delle verdure miste al vapore insieme all'hamburger. Giovedì invece a pranzo risotto coi funghi, mentre per cena invece faremo i peperoni ripieni col tofu. Okay. Venerdì invece, che è la nostra seratona, facciamo a pranzo faremo il cavolo nero con i ceci, mentre alla sera finalmente pizza. Il sabato invece, sabato facciamo pranzo il panino porcelloso, poi a cena faremo un hummus con verdure. In questo caso metteremo sia delle verdure crude che delle verdure cotte, tipo carote, sedano, oppure potremmo anche mettere delle zucchine magari fatte alla piastra. Comunque faremo verdure con la crema di hummus. Arriviamo alla fine, alla domenica, a pranzo lasagne, ovviamente veg, e trovate la ricetta. Mentre per cena siamo un pochino più leggeri, visto che abbiamo esagerato un pochino nel fine settimana, e facciamo una bella vellutata di piselli. Ok, questo è il nostro menù per la settimana che verrà. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero di avervi dato qualche spunto. Salutiamo, aspettiamo le vostre iscrizioni e mi raccomando, attivate la campanella delle notifiche. Ci vediamo nel prossimo video, un bacione a tutti.